Prima di prendere confidenza con le fasi di volo, è buona norma seguire poche semplici regole. Spiegheremo quindi quali sono le operazioni preliminari all'avvio e allo spegnimento del drone. Innanzitutto il drone si presenta molto compatto e leggero, dotato di 4 motori, una batteria, 4 eliche, una fotocamera da 12 megapixel e videocamera con risoluzione 4K, sensori GPS, GLONASS e per il vision control per la stabilità in ambienti interni ed esterni. Passiamo ora all'inserimento della batteria. Premendo il tasto di accensione si illumineranno i LED che indicheranno lo stato della batteria. Passiamo ora alla rimozione del blocco del gimbal. Per prima cosa rimuoviamo il fermo posteriore, poi una volta inclinato in questo modo il drone, afferriamo con una mano la camera in questo modo e con l'altra tiriamo fuori il blocco. A questo punto basterà solo togliere la pellicola e il drone sarà pronto per le nostre riprese. Sul lato del gimbal è presente l'alloggiamento per la scheda micro SD. Vediamo ora come accendere le nostre apparecchiature. La prima apparecchiatura da accendere è il radiocomando. Faremo una pressione corta e una pressione lunga sul tasto di accensione del radiocomando. Questo si attiverà. Facciamo adesso la stessa cosa con il drone. Una volta collegati, per avviare i motori basterà muovere entrambi gli stick verso il centro in basso. Per spegnerli invece muoveremo il solo stick sinistro verso il basso. Per lo spegnimento proseguiremo in maniera analoga, ma stavolta spegneremo prima il drone, tasto corto, tasto lungo, stessa operazione per il radiocomando. Il montaggio delle eliche è un processo molto semplice, basta mettere le eliche giuste al posto giusto. Le eliche nere andranno vicino ai punti neri, le eliche bianche andranno vicino ai punti bianchi. Per l'avvitamento basta dare un semplice colpo in senso orario per le eliche bianche, in senso antiorario per le eliche nere. Passiamo ora al montaggio delle altre ventole. E abbiamo completato il nostro.